Buongiorno, vorrei parlarvi del mio progetto per il Centro Accoglienza Nazionale per Donne Vittime di Violenza denominato GAD, Gruppo Autonomia Donne. Premetto di non essermi svegliato una mattina con mania di grandezza decidendo di lavorare ad un progetto di tale portata. Sono partito dall'idea di realizzare una piccola struttura che andasse ad aggiungersi a quelle esistenti per ampliare la rete delle stesse gestite da altri enti. Per fare questo serve un edificio in disuso messo a disposizione da un comune o da una regione. Purtroppo però non è stato possibile per via delle più variegate scuse che mi hanno fornito. Inoltre, lavorare su una struttura privata di norma non è fattibile, in quanto il privato non aspetta i tempi lunghi della raccolta fondi e la partecipazione a bandi europei o di fondazioni bancarie, bensì vende al primo che si presenta con i soldi. Sembrava quindi tutto perso, senza più strade da percorrere, e non mi rimaneva che rassegnarmi a rinunciare, nonostante il grande bisogno di aumentare la capacità ricettiva su tutto il territorio nazionale. Pensavo fra me e me che probabilmente rappresenta una realtà no profit troppo piccola per attrarre l'interesse delle istituzioni e dei vari esponenti politici e degli enti privati. Si sa, se lavori ad un progetto realmente utile e sei piccolo, non importa a nessuno. Per pura coincidenza vengo a conoscenza di una grande struttura privata ferma da anni proprio perché di grosse dimensioni e per via del piano regolatore in fase di variazione, quindi poco attrattiva per eventuali investitori. Mi è subito sembrata molto interessante in quanto privata, essendo un vantaggio non impiegare strutture pubbliche che qualcuno potrebbe pensare possano servire ad utilizzi migliori. Anche la questione inerente al piano regolatore è per me motivo di interesse, in quanto mi dà il tempo necessario per raccogliere fondi, mentre le dimensioni notevoli dell'area rappresentano un problema anche per me, soprattutto per via dei costi. E poi cosa fare di tutto quello spazio? Ho quindi immaginato un grande centro accoglienza nazionale con vari servizi accessori che vado ad elencare. 300 appartamenti circa arredati ed autonomi, sportello accoglienza e ascolto. Sale per psicoterapie individuali e di gruppo, tipo auto mutuo aiuto, asilo nido e scuola materna, palestra, biblioteca, laboratori artigianali di arti e mestieri, aree gioco bimbi al coperto e all'aperto. Non è invece prevista una mensa pubblica che sia di ospedale, ma ogni alloggio è pensato per essere dotato di una propria cucina. Con il tempo e con l'esperienza dei vari casi seguiti, con donne vittime di violenza che necessitavano di accoglienza, dovendo lasciare la propria abitazione, ho capito che stavo lavorando nella direzione giusta. Esistono alcune strutture di accoglienza sparse in Italia. La differenza sostanziale consiste nel fatto che quasi nessuna struttura offre una gamma completa di servizi e anche gli enti che le gestiscono spesso offrono o l'uno o l'altro servizio correlato. Ma nessuno offre assistenza a 360 gradi, costringendo le donne vittime di violenza a passare per più enti differenti a seconda delle varie necessità. Ad esempio, quasi nessuna offre il servizio di baby parking per le madri che necessitano di lavorare. Inoltre, molte donne, in particolare se provenienti da situazioni di violenza domestica, spesso non hanno mai lavorato e non hanno un'indipendenza economica. Quindi, i laboratori artigianali di arti e mestieri che prevedo di realizzare con il mio progetto hanno appunto l'intento di creare autonomia lavorativa e successivamente economica. Faccio due esempi concreti. Ho seguito il caso di una donna di Torino che, lasciando la propria abitazione, entrava insieme a due figli piccoli in una comunità, per donne gestita da suore. Alle 8 di mattina poteva uscire per portare i figli a scuola e fino alle 16 non poteva rientrare. Quindi, dalle 8 alle 16, le donne di quella struttura si trovavano letteralmente in mezzo alla strada, il che fa pensare che nemmeno mangiassero a pranzo. Inoltre, se una di quelle donne si allontanava da casa per fuggire da un compagno violento, cosa probabile al 98% dei casi, in quelle ore si trovava in potenziale pericolo senza alcun tipo di supporto. Nel secondo caso che porto ad esempio, una donna si trasferiva da una città del centro Italia, entrando in un centro accoglienza di Milano, portando con sé il figlio di circa 2 anni. Essendo una donna che non si perdeva d'animo, era riuscita a trovare lavoro in breve tempo e aveva chiesto al personale del centro accoglienza se potevano occuparsi del figlio nelle ore in cui lei avrebbe lavorato.
La risposta fu negativa perché non era un servizio previsto, quindi lei dovette rinunciare al lavoro, cosa che le avrebbe reso più facile trovare una propria abitazione, tornando il prima possibile ad una vita che si possa definire normale. Ho infine capito che non è sufficiente creare posti di accoglienza se non si prevedono servizi di accompagnamento che possano agevolare la permanenza e soprattutto rendere più semplice l'uscita dal centro stesso verso un nuovo inizio. Alcuni dicono che la struttura a cui sto lavorando sia troppo grande, nonostante una stima preveda la necessità di circa 5.500 posti letto per tutto il territorio nazionale, ma che ce ne siano attualmente circa 500. Inoltre, tutti gli operatori del settore sanno che esiste un 90% e oltre di sommerso, rappresentato da donne che non denunciano, molte delle quali proprio perché non saprebbero poi dove andare se costrette a lasciare l'abitazione di residenza. Quindi, la stima di 5.500 posti potrebbe essere una stima a ribasso e la reale necessità molto più elevata. Per questo ho deciso di dare un'impostazione nazionale alla struttura che mi piacerebbe realizzare, in modo da poter accogliere donne provenienti da qualsiasi parte di tutto il territorio nazionale. A questo proposito, il telefono rosa di Torino mi ha detto di non concordare con questa mia impostazione, perché se accoglie a Torino una donna proveniente, ad esempio, da Napoli, la estirpi dal proprio tessuto sociale, mentre questa ha bisogno di restare in zone conosciute e familiari. A parte che disapprovo il termine estirpare perché non stiamo parlando di erbacce ma di esseri umani. Inoltre, se sposto una donna da una città ad un'altra sottraendole dalla grinfia di un uomo violento, la estirpo dal proprio tessuto sociale ma le salvo la vita. Cosa conta di più? Concludo dicendo che le difficoltà per questo progetto sono le stesse enunciate all'inizio di questo mio discorso, perché non ci sono istituzioni che sembrano interessate alla sua realizzazione. L'Unione Europea mette a disposizione dei fondi strutturali che servono proprio per progetti come il mio, ma necessita di una partnership con la regione in cui la struttura sarebbe fisicamente ubicata, perché i fondi strutturali vengono erogati alla regione, che a sua volta li eroga alla no profit proponente. Purtroppo la regione Piemonte non sembra essere interessata ad un progetto per un centro accoglienza nazionale, perché pare abbia in mente altro per i fondi strutturali destinati al Piemonte e quindi niente da fare. Non sono neanche riuscito ad attrarre l'interesse di giornali, televisioni e nemmeno delle radio che volessero sollevare la questione raccontando questo mio sogno utopico. Inoltre, per partecipare a bandi vari, per provare a raccogliere fondi dalle grandi aziende private, eccetera, servono progetti di massima, render, business plan, eccetera. Tutte cose che hanno dei costi che non riesco a sostenere, in quanto ho sempre finanziato di tasca mia le varie iniziative correlate. Questo è quanto volevo raccontarvi. Grazie a tutti per l'attenzione.